In questo seminario andremo ad analizzare le particelle elementari, il bosone di Higgs, le simmetrie nascoste e la storia dell'universo. Prendendo in considerazione quello che ci circonda, è estremamente complesso andare a spiegare tutto perché è la sovrapposizione di molte cose insieme. Infatti, prendendo caso quest'aula, vedremo che sarebbe impossibile spiegare tutto ciò che accade attraverso delle leggi fisiche. Proprio per questo la fisica usa un metodo, che è il riduzionismo. Tramite questo metodo, la fisica, nello studio delle particelle, ha avuto moltissimi progressi. Infatti, ogni livello di riduzione porta all'aggiunta di informazioni che è eccellente. Questo, è possibile attraverso lo studio di simmetrie. Queste simmetrie indicano la presenza di una sottostruttura nelle particelle. Però l'importante è capire cos'è una particella elementare. La particella elementare è una particella che non ha una sottostruttura. No, questo vuol dire che non può essere rotta in pezzi più piccoli. Inoltre, le particelle elementari possono essere misurate in base a tre tipi. Trasmettono forza, formano la materia e poi abbiamo il bosone di Higgs. Una proprietà fondamentale delle particelle è proprio quella di ruotare intorno al proprio asse. Questo è chiamato spin. Lo spin può essere di due tipi, frazionario, e in questo caso avremo di fermioni, e intero, in questo caso si hanno dei bosoni. Però è fondamentale capire come vengono create delle particelle in laboratorio. Si prendono due particelle e si fanno scontrare tra di loro. Queste trasformeranno l'energia in materia. Questo è già stato accennato con Einstein. Infatti si può vedere nella formula E uguale mc al quadrato come la massa si può trasformare in energia e viceversa. Questo è per scontrare le particelle. Però è molto importante anche capire la materia e l'antimateria che cosa sono. Ogni particella di materia ha la sua antimateria. I mediatori sono delle particelle, delle antiparticelle, che non hanno appunto delle antiparticelle, perché infatti in natura non esistono degli antigluoni o antifotoni. E le antiparticelle hanno delle cariche opposte rispetto alle particelle. Inoltre è importante all'interno dei laboratori notare come quanta massa viene creata, quanta antimateria viene creata, ovvero le particelle positive create sono uguali alle particelle negative create. Inoltre, fondamentale in questo campo è lo studio delle simmetrie nascoste. In fisica la maggior parte delle simmetrie infatti sono nascoste proprio perché sono la sommatoria di diversi fenomeni che si sovrappongono tra di loro. Infatti, le leggi della fisica sono simmetriche per rotazione, però questo sulla Terra non è possibile in quanto vi è la gravità, ovvero si può dire che questa simmetria è nascosta appunto dalla gravità. L'idea di Mr. Higgs fu quella dell'esistenza di particelle che non hanno massa e sono simmetriche tra di loro. E inoltre questa simmetria è nascosta proprio perché vi è una particella che interagendo con le altre particelle le rende massive. Questo portò alla descrizione soprattutto di un modello matematico noto come modello standard in cui tutte le particelle hanno massa nulla e vi è una particella particolare che non ha né materia ed è messaggero di forze. Questo è il bosone di Higgs. Il bosone di Higgs è il campo di Higgs. Prendendo in considerazione il campo elettromagnetico, si può notare come la sua esistenza sia provata dalla presenza del fotone. Mentre per quanto riguarda la particella di Higgs, è la prova dell'esistenza del campo Higgs stesso. Infatti, considerando il campo elettrico tra le due armature di un condensatore, vediamo che questo ha direzione, mentre per quanto riguarda il campo di Higgs è una grandezza scalare, ovvero è come la temperatura che non ha direzione.
Inoltre, si può notare come tra le due facce del condensatore non ci sia un vuoto, poiché c'è il campo elettrico che scorre. Così avviene per il campo di Higgs, ovvero il vuoto non sarà mai uno spazio vuoto, proprio perché c'è il campo di Higgs che interagisce. Una proprietà fondamentale di questo particella di Higgs è quella di creare massa. Infatti si è notato, soprattutto nei laboratori, come alcune particelle hanno massa proprio perché interagiscono con questo bosone di Higgs. E questa è una delle sue caratteristiche fondamentali. Per avere, diciamo, un'idea di cosa è il campo di Higgs, cosa sono anche i bosoni di Higgs, possiamo immaginare un'infinita distesa di neve. Pensiamo che magari che ogni grano di neve sia un bosone. Per capire diciamo, come cambiano, come mutano e come acquisiscono massa, per esempio i fotoni, quando attraversano questo campo, possiamo immaginare i fotoni come degli sci. Gli sci ovviamente slittano tranquillamente, quindi i fotoni, diciamo, sono le particelle più veloci che acquisiscono minor massa. Mentre per altri materiali, per esempio, possiamo immaginare no, quando andiamo normalmente con degli scarponi affondiamo la neve. E quindi questo può simboleggiare un materiale che invece è un qualsiasi bosone, insomma, è un gravitone, per esempio, che acquisisce maggior massa, oppure qualcosa di intermedio, per esempio, se sotto i nostri piedi mettessimo delle racchette, non affonderemmo totalmente nella neve. Un bosone di Higgs è composto appunto da due protoni e quindi questi due protoni, questi due costituenti di questi due protoni si fondono appunto formando il bosone. Qui possiamo vedere per esempio appunto la formula matematica attraverso la quale si è arrivato al bosone. Allora, le probabilità che si crei un bosone di Higgs sono, diciamo, molto, molto basse. Infatti, appunto, fino ad ora si è riuscito una volta ogni 10 alla 12 volti. Questo è accaduto nell'LHC è un laboratorio di 27 km di diametro, dove appunto è stato messo a punto proprio per studiare il bosone di Higgs. Inoltre sappiamo che il bosone di Higgs non ha durata pressoché stabile, quindi non è duraturo per essere studiato così facilmente. Infatti bisognerebbe misurare quindi i bosoni Z, okay, comunque ci sarebbero comunque altre particelle da essere misurate per arrivare appunto al bosone di Higgs. Qui possiamo vedere appunto dei grafici proprio provenienti da quel laboratorio. In quel laboratorio che cosa fa? Per esempio, noi se immaginiamo, no, vogliamo studiare una macchina, come è fatta? Giustamente la facciamo scontrare con un'altra macchina, sempre uguale, cioè non diversa, e da questo scontro quindi usciranno dei pezzi. Questi pezzi appunto saranno le componenti, ed è ciò che fanno in quel laboratorio. Scontrano per esempio fotoni, in questo caso anche protoni, per studiare appunto le varie componenti. Allora, perché è studiato l'Higgs? Allora, per tre motivi, no, per quattro motivi. Non sappiamo scrivere appunto ancora, non abbiamo ancora una teoria sulla massa, quindi per il momento il bosone di Higgs sembrerebbe la soluzione. Inoltre, appunto, da come sembra dimostrare, anche se non abbiamo le definitive certezze, il bosone di Higgs permea tutto lo spazio, quindi è presente ovunque. Inoltre, è la prima particella elementare con spin 0 mai trovata, quindi sarebbe un nuovo
Un nuovo stato della materia. Innanzitutto, cos'è lo spin? Lo spin sarebbe la grandezza associata alle particelle che occorre a definire lo stato quantico, ossia la rappresentazione matematica di uno stato fisico. E, diciamo, un altro motivo sarebbe che un nuovo tipo di forza, sarebbe, diciamo, il campo di Higgs si potrebbe considerare come la quinta forza della natura. Ma quindi quali sono le altre quattro? Sarebbero, le altre quattro sono la forza gravitazionale, elettromagnetica, nucleare forte e nucleare debole. Allora, innanzitutto, come è stato dimostrato anche nell'LHC, ossia nel Large Hadron Collider, gli istanti iniziali appunto del nostro universo sono state, diciamo, sono stati appunto governati appunto dalle stesse forze che studiamo che stiamo studiando in questo momento in questo laboratorio. Inoltre, quindi, grazie a questi esperimenti è stato provato quindi l'esistenza di un Big Bang e inoltre che ci sia stato un momento di rapidissima espansione del nostro, quindi la creazione del nostro universo. Questo momento viene chiamato inflazione. Inoltre bisogna però diciamo, esprimere un dettaglio, poiché l'LHC studia solamente appunto il 10 alla meno 11 secondi dopo il Big Bang, quindi precisamente cosa ci sia stato all'inizio non lo sappiamo. Inoltre ci serve anche un concetto fondamentale per capire, per comprendere come studiare il nostro universo. Pensiamo per esempio alla luce. La luce percorre, anche se magari in millisecondi, però percorre comunque un determinato tempo per raggiungere i nostri occhi, la visuale che abbiamo. Infatti, se, quindi questo che vuol dire? Che ciò che guardiamo lo stiamo guardando nel passato, perché appunto ci è arrivata la luce di quel momento del passato. Infatti, la Luna noi la vediamo quando era 1,3 secondi fa, oppure il Sole 500 secondi fa. Quindi questo che vuol dire? Che la galassia, le stelle che vediamo nella galassia, probabilmente potrebbero essere spente e quindi potrebbero essere inesistenti, ma tuttora a noi ci sta ancora arrivando, diciamo, la luce comunque che è ancora in viaggio. Allora, per capire anche la velocità di espansione dell'universo, dobbiamo capire, diciamo, il concetto anche di posizione e velocità, di come calcolarli. Per esempio, se prendessimo una macchina dei pompieri con la sirena accesa, quindi movimento e frequenza, sapendo, diciamo, la sua dimensione, possiamo capire la posizione. E sapendo la sua frequenza reale, grazie alla frequenza apparente possiamo calcolarci la sua velocità. È la stessa cosa che accade con le supernove. Quindi, se riusciamo a conoscere, se abbiamo dati sulla luminosità e sulla frequenza apparente, possiamo ricavare appunto posizione e velocità delle supernove. Inoltre, si è calcolato che le supernove lontane hanno una velocità minore di quelle più vicine. Dark energy, ossia energia oscura. Allora, quindi le supernove lontane, essendo più lente, sono anche più vecchie, antiche. Quindi di conseguenza quelle vicine sono più recenti. Inoltre, quindi si è arrivato a capire quanto l'espansione dell'universo inizialmente era più lenta. Successivamente, appunto, grazie al premio Nobel vinto per la fisica nel 2011, si è capito che l'universo in questo momento sta accelerando. Però nel nostro universo esiste una forza, comunque repulsiva, che si può dire si oppone a questa accelerazione. Questa sarebbe l'energia oscura. Attualmente non sappiamo di cosa sia fatta, di cosa sia composta. Inoltre, la velocità di rotazione delle galassie, allora, come sappiamo, diciamo, tutte le stelle, i pianeti,
ruotano al centro, comunque ruotano in questa galassia. Tramite le leggi di Newton e le leggi di Keplero, sono riusciti a dimostrare che comunque dove c'è meno materia, le stelle girano più piano. Quindi questo che vuol dire? Che per esempio il bosone di Higgs potrebbe permettere per esempio il movimento di questa materia. Comunque ciò vuol dire che c'è della materia che magari ancora non, di cui ancora non conosciamo l'esistenza, materia oscura, che permetterebbe il movimento della galassia. Inoltre, la velocità di rotazione è costante all'aumentare del raggio. E quindi questo che significa? Che per avere questo effetto bisogna che ci sia tantissima materia. Che però questa materia appunto non fa luce perché appunto non la vediamo, non la conosciamo, quindi non fa luce. Però si pensa appunto possa produrre forza gravitazionale. Inoltre, durante il Big Bang, sappiamo che si è creata tanta materia quanta tanta antimateria. Quindi si può dire che, diciamo, le due concezioni viaggiano parallelamente. Però c'è un problema: noi non sappiamo cosa sia l'antimateria, o perlomeno dove sia finita. Uno può pensare, abbiamo perso appunto il 50% della materia delle particelle, però questo è impossibile per appunto il principio di violazione di simmetria. Questo principio che dice? Che abbiamo due simmetrie, la simmetria C, ossia la simmetria di coniugazione di carica, e la simmetria P, ossia la simmetria di parità. Che cosa afferma la simmetria CP? Che le leggi della fisica dovrebbero essere le stesse anche se una particella viene interscambiata con la sua antiparticella, mentre le sue coordinate spaziali sono invertite. Quindi è proprio per questo principio, se non ci sono le antiparticelle non dovrebbero esserci anche le particelle. Quindi perciò si è dimostrato che le antiparticelle comunque ci sono. Quindi di che cosa è fatto l'universo? Beh, sappiamo che il 4,5% è conosciuto dalla materia che abbiamo scoperto, quindi che è la materia che conosciamo, mentre tra il 22 e il 25% abbiamo la materia oscura, dark matter, che non emette appunto nessun tipo di radiazione elettromagnetica, sappiamo che fa ruotare le galassie più velocemente, e quindi che ci sia anche la possibilità di contenere particelle supersimmetriche. Inoltre, il restante, quindi il 70-73% dell'universo, pensiamo sia composto da energia oscura. Che appunto questa energia oscura aumenta la velocità di espansione dell'universo. Quindi si pensa che abbiamo trovato l'Higgs? Beh, non è proprio dimostrato questo, anzi, veramente ultimamente, secondo le recenti ricerche e dimostrazioni, si pensa che l'Higgs sia composto da altre particelle. E quindi in un certo senso si può dire che siamo tornati al 1964, quando fu teorizzato l'Higgs. Quindi non sappiamo perché, inoltre del nostro universo, non sappiamo perché l'antimateria sia sparita, che cosa sia appunto la materia oscura e che cosa sia l'energia oscura e quindi che cosa abbia causato l'inflazione.